la rivoluzione è cominciata e che noi vogliamo portare avanti la grande rivoluzione della dignità, che prima di tutto significa proprio liberarsi della mafia in Sicilia. Rosario Crocetta arriva ad Agrigento per prendere parte a un incontro del PD sullo sviluppo economico, a poche ore dalla notizia della lettera intimidatoria rivolta a lui e all'Umia, invece della regione. Vi aspetta il cimitero, sta scritto. Non è che sarà la letterina sicuramente a spaventarci. La cosa che trovo ignobile è che poi queste cose vengono mandate invece a persone che sono vicine a noi, che magari hanno famiglia e pensano di dimidire. Io ho la coscienza dello scontro che è stato avviato contro la mafia in Sicilia e che questo scontro si sposta su livelli sicuramente più alti. Io quello che posso tranquillizzare a questi signori è che quando sarò presidente, se i siciliani lo vorranno, si farà una lotta alla regione siciliana che non c'è stata mai dal dopoguerra in poi e faremo pulizia. Crocetta ha comunque iniziato il tour elettorale presentando anche ad Agrigento il suo programma per rilanciare la regione siciliana. Intanto la immagino com'è, che è l'isola più bella del mondo, e vorrei che diventasse anche la regione più ricca d'Italia e d'Europa, perché abbiamo tutte le possibilità per farlo. Basti pensare all'opportunità di utilizzare i 5 miliardi e 700 milioni di fondi europei non spesi, la realizzazione del fotovoltaico che solo se realizzato dai comuni creerebbe 24.000 posti di lavoro, porterebbe a 5 miliardi e mezzo nuovi di euro e al risparmio per i comuni 2 miliardi e 750 milioni. Sogno una Sicilia dove le pratiche vengono rilasciate dalle autorizzazioni dalla burocrazia in 90 giorni, e questo deve avvenire, è un sogno possibile. Pensa alla Sicilia che valorizza i beni culturali.